Eccoci qui con Paolo Mazzoli, direttore generale Imbalzi. Oggi abbiamo assistito alla presentazione del rapporto 2019 e chiediamo a Mazzoli quali sono innanzitutto le nuove modalità di somministrazione e di rendicontazione dei dati Imbalzi e anche poi come appunto questi dati poi vengono diffusi e quali possono essere le indicazioni per i docenti. Bene, io distinguerei tra le prove in seconda e quinta primaria che sono ancora fatte tradizionalmente con carta e matita, con i vecchi fascicoli che tutti noi conosciamo, rispetto alle prove terza media, seconda superiore e quinta superiore che sono fatte al computer. Quindi per quanto riguarda anche i risultati, nel primo caso i docenti, come già stanno facendo da tanti anni, si riprendono i fascicoli anche l'anno dopo con tutta la serenità e vedono quali domande secondo loro sono domande interessanti per capire come migliorare il proprio insegnamento e quali risposte, soprattutto quelle sbagliate, possono suggerire miglioramenti per essere più efficaci nell'insegnamento tutti i giorni. Quando invece la prova è fatta al computer, purtroppo diciamo, non c'è il fascicolo che resta a scuola in questo caso. Però bisogna sempre considerare che noi diamo un pacchetto di prove, le rilasciamo, quindi i docenti di scuola media e di scuola superiore possono contare sul fatto che possono sapere quali sono le famiglie di prove che hanno incontrato i loro studenti e possono avere accesso da settembre anche i risultati di ogni singolo studente, quindi della propria scuola, della propria classe e anche i cosiddetti microdati che sono i dati di ogni singolo studente. Noi li diamo con un codice, non sappiamo come si chiama lo studente, ma la scuola lo sa, quindi può andare a Questa è una vedere. novità. Beh, è una novità che in due gradi scolastici noi diamo pubblicamente in modo aperto il risultato individuale. Questo non c'era prima. Noi davamo questi risultati solo alle scuole in segreto e erano le scuole semmai a farne un uso, mentre adesso noi per il grado 8, cioè per la terza media e per il grado 13, cioè l'ultimo anno delle superiori, diamo proprio un attestato con il livello di ciascun alunno, quindi ciascun alunno si ritrova tre diplomini, diciamo così, invalsi. In uno c'è il livello a cui si è attestato per l'italiano, in uno c'è il livello su cui si è posizionato in matematica e nell'altro l'inglese. Questa è una novità, addirittura per la maturità il primo anno, per la terza media il secondo anno, prima non c'era. Bene, e in futuro l'Invalsi quali obiettivi si pone? Guardi, adesso vorrei dire che vorremmo consolidare una struttura che negli ultimi 2 anni è proprio esplosa, cioè noi abbiamo introdotto 5 prove in più in 18 mesi, adesso sono diventate 13, sono prove censuarie, sono milioni e milioni di prove, adesso ci piacerebbe tantissimo dialogare con le scuole, far capire in quanti modi i dati possono essere letti, senza farsi prendere dallo sgomento, dal dispiacere quando questi dati non coincidono con la votazione, ci piacerebbe fare tanta ricerca sul tipo di lavoro che la scuola, i gruppi di docenti può fare sui risultati, senza modificare il sistema per i prossimi 4-5 anni. Se posso dire, mi piacerebbe che adesso potessimo lavorare in intensità e non più in estensione, altri livelli, altre materie, se fosse possibile. Bene, grazie dottor Grazie a Mazzoli. lei di cuore.